quarta contro quinta, per definizione lo scontro più equilibrato di queste Final Eight di Coppa Italia, uno scontro che si ripeterà anche playoff tra Banco di Sardegna, Dinamo Sassari e Allianz Geas Sesto San Giovanni, contro, oggi contro Cinzia Zanotti, questo il duello nelle due panchine, la palla 2 vinta da Tinara Mori, il primo possesso Thomas, il pick and roll laterale con Holmes, ancora la palla viaggia velocemente per Sassari, Anna Makurat con i primi punti della partita. Patrici che mettono seriamente in difficoltà le difese avversarie. E qua si va subito in transizione da Tinara Moore che va a realizzare sul fallo di Elin Gustafsson. Holmes scruta la situazione, grande finta, hai consegnato, grande giocata, Joyner Holmes. Con delle mani fatate ha fatto una giocata bellissima. Dall'altra parte grande risposta di Ilaria Panzera. Ilaria Panzera in possesso di palla, si va da Sequoia Holmes, piuttosto silente nel primo quarto la giocatrice americana che qua batte facilmente l'avversario diretto. Azione dell'esordio per tutto l'ambiente Dinamo. Holmes con il palleggio, arresto tiro, va a realizzare. Sento Sassari è senza il suo play, Deborah Carangelo, e Holmes con un grandissimo passaggio di tocco. Ecco, Sassari è senza il suo play, però Ilaria Massima un play ce l'ha, un pick and roll con Tinara Moore. Moore guarda il canestro, poi consegna ancora per Bestagno, la tripla. Polacca che prova ad attaccare, si chiude su di lei Panzera, deve affrettarsi Ciavarella, tiro anche ben costruito tutto sommato visto vista la situazione. Holmes pulisce al rimbalzo, sputato dal ferro, Makurat però molto presente al rimbalzo, chiama la palla, si sente il tiro, giocatrice croata. Adesso Sassari con la tripla di Gustafsson, schiera il Geas, 10 secondi sul cronometro di tiro. Holmes attacca mano destra, bella palla per Trucco, bella palla per Moore, che giocata per il Geas. Azione lombarda, si va da Begic contro Makurat, si chiude la difesa di Sassari, Trucco con l'invenzione, il trucco di Valeria Trucco, lo restivo, ora si va da Trucco per il tiro importante. Valeria Trucco, una partita da grande per Valeria Trucco. Con Joyner Holmes si va ancora all'americana, che palla in angolo per Gustafsson, il canestro di Elin Gustafsson. Per la Dinamo, Gustafsson in palleggio contro Moore, il movimento di Gustafsson, e adesso lo possiamo dire perché Toffolo appoggia il pallone, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari vince contro l'Allianz Jazz, una vera e propria battaglia, 53-48, che partita, che Sassari nel finale.